Bentrovati appassionati di calcio a 5, nuova puntata di Mondo Futsal, puntata natalizia. Parleremo come al solito di tutti i campi, tutti i risultati relativi alla Serie A fino al girone unico di Serie D. La decima puntata dell'ottava stagione di Mondo Futsal inizia come al solito con la Serie A e con una pesante sconfitta per l'Axed Group Latina Calcio 5 in quel di Rieti. Finisce 4-1, problemi di formazione per coach Basile che ha dovuto fare a meno proprio alla vigilia del portiere Chinchio, alle prese con un brutto attacco influenzale. In porta il debuttante Lantucci con Corbucci in panchina e Blanco a fare soltanto numero appunto in panchina. Poche le emozioni nella prima frazione di gioco, con i nerazzurri molto attenti a chiudere ogni varco alla formazione di Latina. Poi nel finale è venuta fuori la maggiore caratura degli avversari. Vediamo però la classifica. Montesilvano al comando a quota 25, Rieti segue a una lunghezza, Pescara a 23, poi 19 punti per Acqua e Sapone, Asti e Carli Sport e Coggianco, 17 per il Caos Futsal, Latina segue a 16, 13 punti per Corigliano, 9 per la Lazio, 6 per la Luparense, 4 per il Lollo Caffè Napoli, chiude Cosenza che ormai è fuori dai giochi con 0 punti. Per quanto riguarda la Serie B, un rotondo successo casalingo per la Virtus Fondi, 5-1 sull'Alma, Salerno le reti, due di Wagner, poi Cioli, De Paola, Rosigna, per gli ospiti a segno Cretella. Le altre partite, la Capitolina Marconi ha dilagato sul campo basso 8-1, l'Isernia si è imposto 8-2 su Saviano, Lido di Ostia ha perso in casa con Ardenza Ciampino 3-0, mentre per di Eboli ha perso in casa con l'Orte 6-2 il punteggio, e poi 3-0 si è concluso il match tra Virtus Palombara e Torino. Per questa graduatoria, Capitolina Marconi a quota 28, Ardenza Ciampino 22, Virtus Palombara 19, Lido di Ostia e Fel di Eboli 18, Virtus Fondi a quota 17, 15 punti per Isernia e Orte, 11 per Villante Torrino, 9 per l'Alma Salerno, chiudono a 6 Saviano e Campobasso. Per quanto riguarda la C1 andiamo a vedere i risultati maturati nell'ultimo turno. L'Atletico Anzio Lavinio è stato travolto di reti dal Ferentino in casa 7-1 e 10-2 è finito il match tra Eagles Aprilia e Mirafin, dunque Mirafin che ha infierito su una Eagles sempre più a fondo. Ginnastic Studio Fondi sul Città di Paliano 7-0, mentre è stata posticipata al 6 febbraio la sfida tra Rocca di Papa e Progetto Futsal. 3-3 tra Velletri e Albano, Vigor per Conti 4, Savio 5 e infine la Virtus Felice ha superato il Gavignano con il punteggio di 11-9. La Mirafin è al comando, quota 34, seguita da Ferentino e Ginnastic Studio Fondi a 30 e poi Vigor per Conti 24, Savio 23, Città di Praliano 19, 17 punti per Progetto Futsal, 16 per Albano e Virtus Fenice, 15 per Rocca di Papa, 13 per Velletri, 10 punti per Atletico Anzio Lavinio e Vis Gavignano, sempre a 0 punti invece la Eagles Aprilia. Ma andiamo a rivivere le emozioni del match tra Ginnastic Studio e Città di Praliano in questo servizio.
Per quanto riguarda la C2, girone B, pesante sconfitta per la Vigor Cisterna sul campo dello Sporting Club Marconi, 4-1 il risultato finale. Per quanto riguarda le altre sfide, l'Eur Futsal è stata battuta in casa dallo Spinaceto, 7-3 il punteggio, vittoria in trasferta anche per il Tor Tre Teste, 6-4 sul Fiumicino e vittoria in esterna per la Risana Calcio a 5, 5-1 su Generazione Calcetto. La Onei si è arresa in casa sulla Fortitudo Futsal Pomezia, 4-1 il punteggio. Lo Sporting Città di Fiumicino si è imposto sul Nord-Ovest, 5-4 il risultato. E poi un pirotecnico pareggio, 4-4 tra Virtus Ostia e Roma Calcio a 5. La situazione di classifica, Nord-Ovest comunque al comando, quota 33, segue lo Sporting Città di Fiumicino a 32, poi un autentico divario con la Vigor Cisterna e la Fortitudo Pomezia a 24. A seguire Spinaceto e Tor Tre Teste a 20, Fiumicino 1926 a 19, Onei 17 insieme alla Pisana Calcio a 5, 16 punti per lo Sporting Club Marconi, 13 per Generazione Calcetto, chiudono Virtus Ostia a 10, Eur Futsal 9, Roma Calcio a 5 a 5 lunghezze. Per quanto riguarda il girone C della C2, si registra un avvincente pareggio tra lo United Aprilia e la History Roma, 4-4 il risultato finale. Le altre partite, l'Atletico Genzano si è arreso in casa 5-2 al Città di Ciampino, Porte Colleferro 2-2 con lo Sporting Club Palestrina, l'Airone ha perso in casa 3-1 con il Real Ciampino, mentre si è registrato un avvincente 5-5 tra Pavona e Atletico Marino, Penta Pomezia Città di Colleferro 2-4 e poi la Virtus Aniene che ha regolato di misura 3-2 la Virtus Divino Amore. La classifica, Città di Colleferro in testa a quota 31, Virtus Aniene 30, United Aprilia 27, Real Ciampino 25, History 24, Forte Colleferro 22, Penta Pomezia 21, Città di Ciampino 20, Atletico Genzano 17, Atletico Marino 11, Sporting Club Palestrina 10, Virtus Divino Amore 8, Pavona 7, Airone a 3 punti. Ma andiamo a rivivere lo scoppiettante pareggio che ha visto protagonista lo United Aprilia, il servizio della nostra redazione. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e Matteo Arena. Tredicesima giornata del campionato di Serie C2, Girone C, in campo United Aprilia, History Roma 3Z. Sfida importante tra la terza e la quarta in classifica. Pallone dentro, palla in rete, Bernoni sblocca. 1-0 United. Poi dentro Medici, occasionissima la parata eccezionale di Masullo, raddoppiato poi Medici, manda dentro break Bernoni, prova ad andare via, Bernoni 2-0 United, fiondata di Bernoni, Pignatiello per Gallieti, colpo di tacco, Pignatiello dentro e palla nel sacco, 3-0 United, ancora di dov'è? Poi ancora lui, prova la respinta di Masullo, poi Medici, mette dentro Medici, 3-1, accorcia le distanze l'History Roma 3Z, Gallieti, poi arriva ancora Bernoni, Ciampanelli, palla che non arriva nel sacco, salvataggio sulla linea, palla sull'altro versante con Didone, palla per Carlettino, grande gesto tecnico di Carlettino, Medici, Carlettino, ancora Carlettino, poi Didone si ritrova la sfera tra le braccia, Masullo si gira, Gravano poi però si allunga la sfera e allora Medici prova a far fuori Ciampanelli, poi grande azione palo di Medici, pallone dentro De Marco, deviazione sotto misura, prova ancora Medici nel cuore dell'area, poi lascia Scuderi, arriva Scuderi, palla alta, Gravano dentro per Ciampanelli, fermato regolarmente Ciampanelli, poi Didone il palo, ancora secondo palo, parte Didone, pallone per Galante, la respinta sul tiro da parte di Masullo, poi arriva però la rete di Scuderi, Galante,
Cavante va via a destra, poi mette in mezzo Scuderi. Oh, che occasione! History in grande pressione, United in grande difficoltà. E allora ancora Masullo su Medici, poi prova a spazzare via, poi batti e ribatti alla fine di Donè, mette dentro Carlettino per Medici, arriva il pari di Medici, arriva il pari di Medici, l'ultimo tocco di Cianfanelli, davvero, poi Medici, salvataggio di Cianfanelli. Si chiude la difesa dello United e riparte con Pignatiello, la parata eccezionale da parte di Biasini. Poi il break da parte di Didonè, va via Didonè, il destro vincente di Didonè, sorpasso completato da parte dell'History Roma. Cianfanelli, ancora per De Marco, De Marco, palla in rete, subito il pari di De Marco. All'ultimo secondo il pareggio di De Marco, che fissa così il punteggio. Quattro pari tra United Aprilia e History Roma 3-0. Termina in parità questa sfida importante del girone C della Serie C2. Mister De Angelis, ad un occhio neutrale è stata una bellissima partita che avete comunque ripreso all'ultimo secondo. Primo tempo comunque bene, secondo forse un po' meglio loro? Beh, abbiamo avuto non la fortuna, il merito di andare sul 3-0, siamo stati attenti, determinati, precisi nei primi 15 minuti. Sul 3-0 c'è stata questa piccola involuzione, abbiamo smesso di giocare quasi accontentandoci, e questo sport è spietato, quando perdi il pallino del gioco durante la stessa gara è difficile poi ridiventare dominanti nuovamente. E abbiamo mollato leggermente, abbiamo permesso di alzare leggermente la testa, infatti non a caso hanno accorciato prima dell'intervallo, e nel secondo tempo con pazienza si sono messi lì e hanno concretizzato la rimonta. Addirittura sarebbe stata una beffa oggettivamente perderla, perché noi, anche non essendo al top nel secondo tempo, abbiamo sbagliato un po' troppe ripartenze, 3 contro 1, 3 contro il portiere, e queste cose poi alla lunga si pagano. Il 4 pari alla fine penso che sia il risultato più giusto. Non abbiamo fatto bene una parte di partita, ma non siamo stati continui, quindi comunque loro hanno comunque dimostrato di essere squadra, ma lo sapevo, insomma, i punti sono più o meno quelli, di conseguenza era logico prevederlo. Sì, bella partita comunque. Siamo ormai a metà campionato, un bilancio generale di questa squadra, a che punto è il piano di crescita? Noi siamo comunque al di sopra di quello che pensavamo potessimo realizzare in questo inizio, chiamiamolo così, anche se adesso siamo al giro di boa. Siamo terzi, lo siamo ancora oggi sicuramente, e eravamo a 2 punti dalla prima. Io sono convinto che dall'inizio società e io stesso avrei ampiamente firmato per risultato del genere. Ovviamente esserci e poi perderla la testa una giornata dal giro di boa potrebbe anche dar fastidio, però io continuo a dire, come ho detto ai miei, che era anche troppo presto, perché il percorso di crescita ancora non è completato, anzi bisogna metabolizzare certe sberle come quella di Colleferro di una settimana fa e crescere di conseguenza. Oggi l'abbiamo fatto, siamo partiti benissimo proprio con la voglia, dimostrando sul campo la voglia di reagire. Soltanto ci siamo accontentati troppo presto, se avessimo continuato a essere dominanti, a cercare di far gioco, a metterli sotto come abbiamo fatto nel primo quarto d'ora, la partita non avrebbero avuto la possibilità di riaprirla. Ripeto che oggi in effetti c'è qualche piccolo errore da parte nostra, ma di interpretazione, ma sempre fa parte del percorso di crescita, è logico che accada questo. Pensare di averla vinta troppo presto, questo sport non paga, come del resto è successo a loro, perché l'ultimo secondo neanche pensavano che potessimo pareggiarla, invece abbiamo trovato il pareggio in maniera anche meritata, insomma abbiamo rischiato e alla fine ce lo siamo meritati. Daniele Didonè, ad un occhio neutrale questa è stata veramente una bella partita, male voi solo i primi 15 minuti che vi siete fatti sorprendere, poi piano piano con pazienza siete rientrati e la stavate per vincere. Guarda, diciamo che noi siamo abituati a partire con 1-2, anche 3 gol di svantaggio, è successo anche sabato scorso e abbiamo recuperato la partita. Diciamo che abbiamo un bel carattere, però se entriamo dentro al campo già determinati dal primo minuto, penso che ci giochiamo con tutti. Comunque è stata veramente una bella partita, combattuta fino all'ultimo, sono contento, anche un po' dispiaciuto per gol l'ultimo secondo, però va bene lo stesso, dai. Un punto in casa di loro va benissimo.
Ecco, siamo a metà campionato, un bilancio insomma veloce su quello che è il vostro cammino. Guarda, noi l'obiettivo nostro rimane sempre la salvezza, cioè noi partiamo per salvarci, però cerchiamo di levarci qualche soddisfazione. La squadra c'è, speriamo in un ritorno diciamo migliore dell'andata, anche se l'andata diciamo che abbiamo fatto tanto. Aspettiamo il ritorno con grande fiducia e vediamo dal campo cosa esce fuori. Abbiamo la consapevolezza che ce la possiamo giocare con tutti, abbiamo dimostrato, perché alla fine abbiamo vinto col Colleferro, pareggiato con l'Alto Colleferro, pareggiato in casa dell'Aprilia, penso che non è poco. Ce la giochiamo a viso aperto con tutti, non ci abbiamo paura di nessuno e rispetto per tutti. E concludiamo quest'ampia panoramica sulla C2 con il girone D che fa registrare alcune gare slittate, spostate al 6 febbraio e non solo. Ma andiamo a vedere il quadro della situazione. Cisterna contro la Connect, 5-2 il risultato finale, mentre Città di Minturno Marina affronterà il Minturno il 6 febbraio, così come la DLF Formia sarebbe da Correa Tortora nella stessa data. Isola Liri, Sport Country Club 3-6, Real Terracina, Futsal Ceccano 3-3 e poi lo Sporting Giovane di Sorse che dilaga sulla Fortitudo Terracina 6-0. Posticipata data da destinarsi la sfida tra Visfondi e Atletico Alatri. Questa la situazione di classifica nel girone D della C2. In testa l'FC Cisterna a 26 punti ma di una sola lunghezza su Minturno e Visfondi. Poi a 24 la Connet e il DLF Formia, così come lo Sporting Giovane di Sorse, 21 per il Real Folgora, 19 per Atletico Alatri e Sport Country Club, 13 per Futsal Ceccano e Città di Minturno Marina, 9 punti per la Fortitudo, 8 per il Real Terracina, chiude a un punto l'Isola Liri. E come promesso ci concentriamo adesso sulla Serie D, sul girone unico di Serie D e parliamo di un successo importante nonché sofferto e tiratissimo del capolista Virtus Latina Scalo sul terreno di gioco dello United Latina. Finisce 5-4 per la formazione dello Scalo. Le altre partite, l'Atletico Sperlonga si impone 6-1 sull'Accademia Sport, il Città di Pontini abbatte 2-1 il Faiti, le Fornamare si arrende in casa al Real Fondi 1-4, 2-2 tra Maranola e Flora, mentre la Montilepini supera 8-1 il Formia 1905. Lo Sporting Terracina regola il Rocca Massima 2-0, lo Stella batte il Golfo Finei 6-1 e per, come detto, 5-4 il punteggio tra United Latina e Virtus Latina Scalo. La Virtus è al comando a quota 27, seguita dalla Polisportiva Stella 25, Atletico Sperlonga 24, Montilepini 18, 17 punti per Faiti e Sporting Terracina, 15 per Città di Pontinia e Formia 1905, Accademia Sport 14 insieme al Flora 92, 13 punti per il Golfo Spinei e Real Fondi e l'United Latina, 11 per il Maranola, 9 per l'Atletico Rocca Massima, 3 per le Fornamare. Termina qui dunque la puntata natalizia di Mondo Futsal. Adesso ci sarà la sosta, ci rivedremo tra circa 2 settimane con nuove emozioni da raccontarvi grazie al contributo della nostra redazione, grazie alla regia e alla parte grafica curata da Marco Dell'Orco. Da parte di tutti noi l'augurio, nonché l'invito a continuare a seguire Mondo Futsal attraverso il sito mondofutsal.net e poi con le immagini di youtube.com/mondofutsaltv. È veramente tutto, l'augurio di un felice Natale, di una felice festa per tutti voi. Ci vediamo presto, grazie.